Ben ritrovati con l'informazione flash di Irpinia News, apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Viaggiavano a folle velocità con l'auto al centro di Montefredane. La loro corsa però è terminata contro un muro. È accaduto nella giornata di ieri. Due i ragazzi coinvolti nell'impatto, Cristian Ciccone e Marco Villani di Grottaminarda. Il primo trasportato al Moscati di Avellino in prognosi riservata, forti contusioni per il secondo in condizioni meno preoccupanti. Due persone sono state denunciate dalla questura di Avellino per truffa aggravata. La coppia era riuscita ad effettuare indebitamente prelievi da un istituto bancario. La stazione Carabinieri di Zungoli ha deferito alla competente autorità giudiziaria un 44enne del luogo che, dopo breve indagine, è stato identificato quale responsabile di un furto su autovettura avvenuto nel piazzale del locale del cimitero. La refurtiva, parzialmente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. La stazione Carabinieri di Flumeri ha deferito alla competente autorità giudiziaria due 74enni del luogo che, senza permesso del proprietario, si sono introdotti nel suo terreno, facendo tagliare tramite incarico affidato a terze persone parte di un olmo, impossessandosi della legna ricavata. Aveva acquistato un costoso attrezzo agricolo pagandolo con un assegno falso. La stazione dei Carabinieri di Zungoli ha deferito alla competente autorità giudiziaria un 44enne pregiudicato di Grottaminarda. Foti incontra gli studenti all'ITIS di Avellino e di fronte alla notizia ufficiosa di un inceneritore al plasma per smaltire rifiuti speciali napoletani annuncia: "Non siamo la pattumiera della Campania, lo impedirò con ogni mezzo". Vi ricordiamo che in edicola trovate il numero 21 del settimanale sportivo Il Biancoverde. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione.